Buongiorno a tutti, mi chiamo Chiara Guiducci, sono un'insegnante di yoga, di pilates e di posturale e lavoro presso Italiana Fitness. Mi potete trovare a Italiana Fitness Nomentana tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12. Oggi vi propongo una lezione di Iopida, yoga, pilates e danza. Avremo bisogno di un tappetino per la parte a terra, e di un bastone. Potete prendere il manico della scopa per la parte di danza. La lezione si suddividerà in questa maniera. Inizieremo con un riscaldamento, mobilizzazione e presa di coscienza del respiro, andando ad esplorare il mondo dello yoga. Poi andremo a terra per fare degli esercizi di Pilates e di nuovo in piedi, e lì useremo il nostro bastone per esplorare il mondo della danza. Ritorneremo a terra per continuare a fare un lavoro di rinforzo muscolare, andando a lavorare con il Pilates e nuovamente con la danza. Andremo a concludere la lezione con un allungamento di tutti i muscoli che sono stati coinvolti durante la lezione. Iniziamo subito. Sto in posizione eretta, faccio un bel respiro, vado ad allungare le mie braccia verso il cielo. Mi vado a stiracchiare, stiracchio il mio corpo, il mio respiro ed espirando apro le braccia. E ancora inspira, cresci. E questa volta espirando, porta le mani al cuore e resta nella posizione della preghiera. Vai a percepire il tuo appoggio a terra, vai ad esplorare la lunghezza della tua pianta del piede facendo delle piccole oscillazioni avanti e dietro, fino a che non trovi il tuo centro, la tua stabilità, il centro del tuo piede. Immagina un filo che passa lungo la colonna, fuoriesca dalla sommità del capo e questo filo ti sostiene, le spalle sono basse e la colonna è ben allungata verso l'alto. Alla prossima espirazione sciogli. Andiamo a portare il peso un pochino a destra e un pochino a sinistra e ci fermiamo con il peso sul piede destro. In modo da poter sollevare il piede sinistro, andiamo a posizionare il piede sinistro all'interno della coscia e andiamo a portare le braccia aperte e rimaniamo nella posizione dell'albero. La facciamo questa volta con le braccia aperte, le dita delle mani attive, come se tenessi due fiori di loto all'estremità delle mie braccia. Se non posso mantenere il piede a questa altezza, lo posso poggiare lungo il polpaccio oppure con la punta che tocca terra all'altezza della caviglia. Alla prossima espirazione sciogli e portiamo il peso di nuovo oscillando da una parte e dall'altra e ci fermiamo questa volta a sinistra, andando a compensare, vado a portare il tallone del mio piede destro all'interno della coscia, vado ad aprire inspirando le mie braccia, le dita attive e resta nella posizione dell'albero. Anche qui stessa cosa, se non posso mantenere il piede a questa altezza, lascerò il piede lungo il polpaccio o con le dita che toccano terra all'altezza della mia caviglia. All'espirazione sciolgo, vado a divaricare le gambe con le punte verso l'esterno, inspiro, apro di nuovo le braccia, espirando porto il bacino dietro e scendo giù, scendi, scendi giù fino ad afferrare le tue caviglie se puoi, espirando trazioni piegando i tuoi gomiti. E rimani qua e respira. Inspirando, porta le mani a terra. La colonna è lunga, parallela al pavimento. Ed espirando, porta i talloni verso l'esterno. Piega le ginocchia, scendi col bacino. Apri con i gomiti le ginocchia, le gambe, resta in Malasana, la colonna è sempre ben allungata. Da qui
qui alla prossima espirazione, scendo giù, porto le mani a terra e giù la testa, vado ad allungare bene la mia colonna e poi lentamente inspiro, cresco, espiro, porto le mani dietro e mi vado a sedere. Vado ad allungare le mie gambe, inspira, cresci ed espira, scendi giù, mantieni la colonna ben dritta. Le mani possono arrivare ai piedi o anche alle caviglie. Cerco di mantenere la colonna dritta e respirare. Rilasso le spalle. E ritorna su. Da qua inspira e richiamo la mia gamba destra, vado ad accavallare il piede ed espirando vado in torsione verso destra e respiro. Guarda dietro la spalla, allunga bene la colonna verso l'alto, non crollare dietro, cresci verso il cielo. Ritorno al centro, mi allungo, inspiro, espirando cambio la gamba, vado a incrociare e vado a ruotare dall'altra parte. Anche qui non crollo, ma cresco verso il cielo. Spalle basse, guarda oltre la spalla. Ritorno al centro e da qui inizio a mobilizzare. Prendo aria dal naso, questa volta fuori aria dalla bocca, arrotondando un pochino la colonna e portando l'ombelico dentro. Inizio a mobilizzare per prepararmi per gli esercizi di Pilates. Ancora cresco, fuori aria, risucchia l'ombelico e fai una piccola retroversione del bacino. Di nuovo cresco su e fuori aria. Ancora cresci e fuori aria. Ritorna qua, cresci e questa volta le mani le puoi lasciare alle cosce oppure le puoi poggiare a terra. Fuori aria, fai salire la gamba sinistra. Prendi aria, fuori aria, fai salire la gamba destra. Prendo aria, fuori aria. Prendo aria, fuori aria. Da qui allunga le braccia parallele al pavimento, prendo aria, fuori aria, risucchia l'ombelico e inclina un pochino la colonna e ritorna. Prendi aria, fuori aria, inclina un pochino. Prendi aria, fuori aria, inclina un pochino la colonna. L'ultima volta e ti fermi qui. Da qui puoi lasciare le mani in questa posizione, le puoi portare sotto le cosce o le puoi poggiare a terra come ti trovi più comodo. Da qui prendi aria e questa volta fuori aria fai salire tutte e due le gambe e ritorno giù, fuori aria e ritorna, fuori aria. Ti puoi aiutare portando le mani sotto le cosce, fuori aria. Lo fai ancora una volta e rimani qui. Se vuoi prova a staccare le tue braccia, non crollare con la colonna ma cresci e respira. Alla prossima ispirazione porta i piedi a terra, vai ad abbracciare le tue gambe e rilassa giù. Respira e recupera. Srotola la colonna, riprendi le tue cosce, vai all'inizio del tappetino e fuori aria srotoli e scendi giù. Vai ad appoggiare bene la zona lombare a terra, porta le mani dietro la nuca e stendi bene la colonna sul pavimento. Apro bene le braccia, i gomiti, da qui prendo aria, fuori aria vado in torsione, riprendo aria, fuori aria vado in torsione, riprendo aria, fuori aria, prendo aria, allungo bene la mia colonna sul pavimento, fuori aria, risucchio l'ombelico. Adesso porto il mio ginocchio verso la spalla opposta e ritorno, fuori aria
ritorna. Fuori aria. Ritorna, prendi, stendi bene la colonna. Fuori aria. E ritorna qua. Da qui prendo aria. Fuori aria. Porta sulle spalle. Porta su anche le gambe. E rimani qui forte. Vado a portare il mio piede lontano, andando ad alternare le gambe. Prendo fuori. Se non posso mantenere la posizione, scendo giù con la testa e le spalle. Ancora due. L'ultimo. E giù. Vado ad unire tutti e due gli esercizi, quindi le gambe sono qua, le mani dietro la nuca, fuori aria sali e da qui vado in torsione. Prendo fuori. Prendo fuori aria. Ancora fuori aria. 4 fuori aria. Ancora 4 fuori. Schiaccia bene la zona lombare al pavimento. Gli ultimi due. L'ultimo. E recupera. Allunga bene. E ti porti su un fianco. Adesso saliamo su per la parte di danza. Ci servirà il bastone. Ok, ci portiamo in posizione retta con il nostro bastone. Portiamo i talloni vicini l'uno contro l'altro, le gambe, i piedi aperti nella prima posizione, spalle basse. Ricordo sempre quel filo che passava lungo la colonna, ancora esiste. Sono ben sollevato verso l'alto, verso il cielo, le spalle basse. L'addome è attivo e inizio a mobilizzare i miei piedi sollevando un tallone e poi l'altro. Vai, alterna. Ancora, 4, 2 e tutte e due su, in relevé. Su, 3, 4, 4, 3, 2. Su relevé, scendo piccolo plié, su, scendo, 3, scendi, ancora 4, 3, 2, l'ultimo e ritorna, apri in seconda posizione e scendo giù in plié, scendi, giù, giù. 3, 4, 4, 3, 2, fai tre molleggi piccoli, 3, 2, 1, sali, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su. 3, 2, 1, sali, gli ultimi, l'ultimo, e torna adesso, un plié, mi giro, apro e faccio un lunge, ritorno al centro, un plié, mi giro, ruoto la punta del piede dietro e scendo con un lunge, ancora, al centro e apri, al centro e apri. Al centro sono 4, apro e sono 3, apro, sono 2, apri. L'ultimo, rimani qui e da qui porta il bastone avanti, porta la mano sul fianco, sali su in passé e scendi giù in lunge. Salgo su, addome forte, so. Scendo, ancora 4, scendo, 3, scendo, 2, scendo. L'ultimo, rimani qui, solleva il braccio su, respira, 4, 2 e ritorna al centro. 8 molleggi in basso, 6, 4, 2 e cambio la posizione. Porto il bastone più avanti, ruoto il piede dietro, mano al fianco, sali su in passé e scendo giù.
su, scendo giù, sali, scendi, su, scendi, ancora, solo tre, solo due, rimani, e sul braccio, guarda davanti a te, spalle basse, ancora quattro, due, e ritorna su, al centro, di nuovo scendi giù in plié, e sale la gamba sinistra, giù, destra, giù, ancora, quattro, quattro, tre, due, l'ultimo, e resta otto tempi giù, otto, solo quattro, due, e su, chiudi le gambe, ti allunghi bene e scendi giù. Recupera e dondola. Torna al centro e sdrotola. Ritorniamo a terra per la parte di Pilates. Ok, abbiamo posato il nostro bastone e ci ritroviamo di nuovo a terra. Se non abbiamo fastidio alle ginocchia, ci portiamo in questa posizione, seduti sui talloni. E da qua prendo aria, cresco, e fuori aria, risucchia l'ombelico e scendi. Se hai fastidio alle ginocchia, rimani sempre su e fai scendere solamente le braccia. E ancora, sali, fuori aria, ancora uno, fuori aria, ritorna qui e vai ad aprire le braccia. Vado ad aprire la mia gamba destra, da qui prendi aria e fuori aria vai in torsione verso la gamba destra. Prendo aria al centro, fuori aria. Prendo aria al centro, fuori aria, sempre verso destra. Prendi aria al centro, fuori aria, ancora uno, fuori, ritorna qui. Da qui prendi aria e fuori aria, ti allunghi, ritorna. Prendi aria, fuori aria. Vai ad allungare, prendi aria, fuori aria, ancora uno, fuori aria, rimani qua, allunga bene, puoi decidere di rimanere con il braccio disteso, lo puoi portare in alto perpendicolare al pavimento, che sia il prolungamento dell'altro braccio a terra. Se hai fastidi al ginocchio, scendi con il bacino a terra e ti porti sull'avambraccio. La nostra spalla è sempre lontana dall'orecchio e non crollo, quindi scegli la posizione più adatta a te. Da qua, addome sempre presente, prendo aria, fuori aria, sale la gamba, prendi aria, fuori aria, prendi, fuori, ancora, fuori, e ancora quattro, fuori aria, solo tre, fuori, solo due, fuori. L'ultimo, rimani qui, se puoi allunga anche il braccio, fletti e punta con il piede destro, flesso, punta, flex, punta, 4, fuori aria, 3, fuori aria, 2, fuori aria. L'ultimo, mantieni la punta, prendi aria, fuori aria, porta avanti braccio e gamba, prendo aria, fuori aria, ancora allunga, fuori aria, allunga, fuori, ancora, fuori, gli ultimi, fuori, solo due, fuori, l'ultimo, fuori, ritorna qui, sali, allunghi verso il cielo ed espirando porti il bacino dietro, le mani a terra, cammina avanti con le mani, allunga bene la colonna, fai scivolare un pochino il piede destro per aprire bene la gamba all'interno coscia e respira. Porta le mani sotto le spalle e richiama la gamba. E ricomincio di nuovo, salgo, prendo, fuori aria. Ancora tre, fuori aria. Due, fuori. Ancora uno, fuori.
Sali e apri le braccia, questa volta apri la tua gamba sinistra, prendi aria, fuori aria, doppia torsione verso sinistra, prendo, fuori aria, prendo, cresci, fuori, risucchia l'ombelico, ancora uno, fuori, ritorna al centro e scendi giù, fuori aria, allunga bene, prendo, fuori aria, e ritorna, prendi, fuori aria, ancora una volta e rimani giù. Stessa cosa, puoi rimanere con il braccio qua, che sia perpendicolare al corpo il proseguimento dell'altro braccio. Se hai fastidio al ginocchio, scendi sul fianco, in appoggio sull'avambraccio, spalla lontana dall'orecchio, non crollare, addome sempre presente. Trova la posizione migliore per te e da qui prendi aria, fuori aria, fai salire la gamba. Prendi, fuori. Ancora, fuori, fuori, ancora quattro, sono tre, sono due. Rimani qui, allunga il braccio, fletti, stendi piede sinistro, fletti, stendi, sono quattro, tre, sono due. Rimani la punta e fuori aria. Ancora apri bene, fuori, risucchia l'ombelico. Allungati, fuori. Ancora, non crollare con la gamba, fuori. Su, allunga, fuori. Solo quattro, fuori. Tre, fuori. Gli ultimi due, fuori. L'ultimo, fuori. Allunga, sali su, cresci. E da qua porta le braccia avanti, il bacino dietro, scivola avanti con le mani e vai a allungarti. E respira. Da questa posizione richiama il ginocchio e resta nella posizione quadrupedica sui quattro appoggi. Mi metto di profilo così potete guardare meglio, vado un pochino a mobilizzare, prendo aria, fuori aria, mobilizzo la colonna. Ancora prendi aria, fuori aria, prendo aria, fuori aria, ancora uno, fuori aria, ti vai a sedere sui talloni e allunghi bene. Da qui prendo aria, fuori aria, ti sollevi, porti il peso sulle mani e scendo giù, fai un piccolo piegamento. E ritorno, vado a rinforzare, fuori aria, rinforzo anche la mia parte superiore, le braccia, e fuori aria. Ancora, stringi bene l'addome, contrai anche i glutei, le spalle sopra le mani. Ancora due. L'ultimo. E vai ad allungarti. Vai ad appoggiare l'avambraccio sinistro a terra, mano destra a terra. Andiamo ad aprire e allungare la gamba destra. Da qui prendo aria, fuori aria, fai salire la gamba. Fuori aria. Ancora. Fuori. Fuori. Fuori aria. Ancora 4, 3, 2, rimane sulla gamba e vai ad incrociare 8, apri, 7, apri, 6, apri, 5, apri, 4, apri, 3, apri, 2, l'ultimo. Ritorna con la gamba in linea e ti vai ad allungare. E respira. Respira e richiama la gamba. Facciamo tutto dall'altra parte. Mi giro dall'altra parte così puoi osservare bene. L'avambraccio sinistro a terra, la mano destra, allungo. L'avambraccio destro, scusate, la mano sinistra, allungo la gamba
sinistra e la faccio salire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimane sulla gamba e incrocia 8, torna, 7, torna, 6, torna, 5, solo 4, 3, solo 2, l'ultimo, ritorna in linea e ti vai ad allungare, porta le mani sotto le spalle, apri bene il petto. E da qui porti le tue gambe in avanti, le mani sotto le spalle e prendi aria, fuori aria, sali su e ritorno. E fuori aria, sali e ritorna. Puoi portare la testa in avanti o farla scendere dietro, come preferisci. Ancora, gli ultimi 4, fuori aria, solo 3, fuori, 2, fuori, l'ultimo, rimango su e scendo e recupero. Ok, adesso andiamo ad allungarci. Prendo la mia gamba sinistra, vado ad aprire verso l'esterno, mi allungo, cresco e espirando, portando una mano sopra l'altra, scendo giù e mi vado ad allungare. Scendo verso la coscia, apro bene la gamba sinistra e respira. Inspirando srotola, sali, vado ad incrociare la gamba, cresco e vado in torsione come avevo fatto all'inizio. Tendo bene il gluteo che ha lavorato e respira. Ritorna al centro, prendi il piede, lo porti dietro, ti cresci bene, allunghi bene il braccio sinistro e fuori aria scendi verso destra, portando la spalla verso il ginocchio. Apri bene il fianco sinistro, respira. Non devi per forza afferrare il piede, puoi anche rimanere qui. Respiro. E inspirando cresci e torna. Vai ad allungare la gamba sinistra, porta la gamba destra piegata con il ginocchio che si apre all'esterno, cresci il palmo sulla mano e fuori aria scendi giù verso la punta del piede e ti vai ad allungare, respira. Inspirando srotola, vado ad incrociare il mio piede, cresci verso il cielo e fuori aria va in torsione. Respira, guarda oltre la spalla, spalle basse, bacino ben aderente a terra e ritorna ispirando. Apri la gamba, porta il tallone dietro e cresci bene col braccio destro e fuori aria scendi giù verso sinistra, porta la spalla verso il ginocchio e respira. Inspirando cresci e ritorna, vai a divaricare entrambe le gambe, cresci di nuovo verso il cielo e fuori aria scendi giù, poggia le mani a terra, allunga bene la colonna e respira, piano piano ti lasci attrarre dalla terra
e scendi quello che puoi. Respira, scendi giù, rilassa la testa, le spalle. E inspirando srotola la colonna, cresci. Vado a piegare le ginocchia, a unire le piante dei piedi, cresco bene e scendo giù nella posizione della tartaruga, che è una posizione molto introspettiva. Espirando, fletti i gomiti e scendo giù e rimango. Rimani in questa posizione, abbandonando la testa, abbandonando le spalle, le braccia. Sentiti attrarre dalla terra, rilassa tutti i muscoli del viso e ascolta il tuo respiro, cercando di allungare sempre di più la fase espiratoria. Rilassa la mandibola e stai per qualche respiro. La prossima volta che devi inspirare, srotola, ritorna in posizione eretta. Facciamo una bella ispirazione, portiamo le mani davanti al cuore e ci andiamo a salutare. Grazie per aver seguito questa lezione, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata. Grazie. Namaste.